Eccolo. La vacanza che ti manca. E niente, la mappa è sempre mostruosa. Cassabella, la camera di aviazione. Verde, blu, rossa, porto, dammi oil, oil, farming. Questo posto è bellissimo. Vado a vivere lì. Sì. Oh, sto posto è veramente buono per buildare comunque. Dammi le frecce. Sganciami la freccia. Porca puttana. Bella sta base da raidare. Me la segno. F6. No, tranquillo. Oh! Mi hanno regalato un double barrel. Userò quello. È una vita triste quella di noi solo players. Tipo tutti quei War Bandit cazzi 1, cazzi 2 che abbiamo giocato finora. Che fine hanno fatto? La madonna, l'ha saltata. Ma che cazzo è? Oh, il cane di Cristiano Ronaldo 7. Pezzo di merda, mi ha fatto anche malissimo. Tutto qua. Ma che palle, chi è questo? Oh, ma builderò qua. Più in alto di quello lì, alla facciazza sua. Rust SMR. For sleeping, studying, relaxing. Sentite questa roba qua? Un giorno la metto in qualche video, faccio cagare addosso qualcuno. Questa fa paura, eh. Se avete le cuffie, dite, ma chi cazzo è che ha bussato? Non ti tocca un Darko che ora ci radono, ci radono. Io, ma guarda che io i follower vorrei acquisirli, non perderli. Sai cosa? Potrebbe essere il colpo di grazia per Chiara Ferragni, che... Che ultimamente sta facendo un errore di comunicazione dietro l'altro. L'ultimo TikTok, quello che proprio la porta a zero, potrebbe essere Darko. Ciao guys, ho fatto una collab con questo giovane ragazzo. Fine. Invece... Ulla! Chiamatemi pure Robin fucking Hood. Oh. Voi mi date tutto il loot. Tutto il loot mi date. Tutto il loot mi date. Bella. Quando corrono così hanno la roba. La situ è chiara, il tuo click non spara. Dicevano così Club Dog, no? Tu fai beat in casa, io i beat in plaza, tu fai il big nei city, io il big nella city. E credo che non ci sia altro da dire, ragazzi. Ti deve pagare. Ma se avesse voluto offrirmi del danaro, probabilmente l'avrebbe già fatto. Quello si è messo un'arma, eh.
Ecco, una volta ucciso un player, bisogna fare una rapida ma efficace valutazione di cosa tenere, di cosa buttare, in tempi brevi, per fare in modo di potersi levare velocemente di culo. Tipo ad esempio così potrebbe già andare abbastanza bene. Fammi mettere una porta in metallo e andiamo alla cargo. Videocorso link sotto, ragazzi. Sono a Dubai in questo momento, però se volete scaricare il mio videocorso. Ah, ricordatevi anche, questo segnatevelo per favore su un taccuino, un foglietto, che avere case ordinate è sbagliatissimo. Così almeno non trovano tutte le armi nella box e voi potete... capito? Avete altre armi per ammazzare la gente. Dai, facciamo dei colpi fatti a mano. Così ricarichiamo il DB. Si può fare sex RP su Rust? Oh merda. Quello lì va alla cargo. Secondo me... Voi mi ha visto? Secondo me no. Marpione maledetto. Col suo stupido custom. Strano che non venga a lottarmi. Sta già partendo la cargo? No, no. Non credo. Forse è morto. No, 15 di vita non può essere... Non ha... Può nemmeno aver blidato. Madonna come suca. Andiamo alla cargo. Alla cargo? Che culo. Presto che parte. No, non è manco la tier 2, però è lo stesso, dai, andiamo. Vedo il bot davanti, potrebbe non esserci nessuno. Ci sono ancora i bot. Dios mios. Ah, sta già bippando le casse. È già salito qualcuno. E finirebbe malissimo. Cazzo, era là, era. Però quest'arma non fa tantissimo danno, sai? Devo star vicino. Ah, scusami, non ho capito un cazzo. Pazienza, scusa, ma mi vogliono entrare nel culo. Con che arma era entrato lui? Oh. Non so, forse con nessuna? Con la roccia? Allora, possono arrivare sostanzialmente da lì e da lì, perché sopra ci sono ancora i bot. Teniamo d'occhio ste porte. Ora un minuto e parte. Benissimo. Comunque è veramente forte sto custom, eh. Sto custom. Perché ti si chiama Chiava e non Chiava? Guardalo lì. Ma mi ha visto? Forse no. Guarda, guardalo. Vedo l'arma che passa attraverso.
Ma che fa? Quello è ubriaco. Cioè... Il punto è che... Oddio il Benelli! Mi sono emozionato. Scusate. Mazza, oh. Ci mettiamo questa roba che sono i vestiti migliori, ragazzi, vestiti in tier 3. C'è il patrol? Sì, c'è il patrol. Vabbè, tanto un 2x dai tubi, poi li drop. Oh! AK-C4, perché non ho lo zaino? Un altro Benelli. Merda, siamo arrivati al porto. Devo andarmene via tantissimo, subito. Dai, butto i colpi rossi, mi dai il SAR. Poi magari ci torno a piedi e lutto dell'altro, se possibile. Non posso manco dal via io, me ne vado a casa. Te, dammi questo. Via! Madonna mia! Che c'è sicuramente qualcuno lì. Ho blindato senza volere. Andiamo a prenderci anche l'ultima cassa se riusciamo. Allora, quasi quasi passo da questo lato del porto con il Raib. Così sono un po' più sicuro. Due hit gli ho dovuto dare. No, non posso farlo. Quanti lanciarazzi sto trovando? Ci ho messo un sacco a prenderlo. No, forse no. Oh, assalta la cargo. Abbandonare la nave. Abbandonare la nave. Abbandonare la nave. Però sono scortato, se arriva uno col mini sono cazzi suoi. Sono scortato dal patrol. Se arriva uno col mini per assaltarmela, si attacca al cane. Guardalo, guardalo! Era dentro i container! Madonna mia, mi fa un po' di ansietta, eh. Se no possiamo provare a buttare. Comunque ce l'ha? Non ce l'ha con me? Ce l'ha con uno! Ha macciullato qualcuno, hai visto? Guardalo! Sta massacrando un poveretto! Segniamoci il punto che lo andiamo a lottare poi. Vedi? È stata l'idea vincente. Questo ci sarebbe salito sulla cargo, invece col patrol che ci controlla... è morto. Oh oh, C4 razzo. Ma abbiamo fatto bene a tornare qua, eh. Me coglioni.
Andrò al alla cassa del campo d'aviazione. Poi ci prepariamo per un raid. Oh, c'è qualcuno. Dobbiamo trovarci una bella base da raidare. Che non sia né troppo grande né troppo piccola. Il giusto. È normale che si creino problemi. Però sai, se magari io non mi ora siamo 180 minatori sub in 30, poi le cose si risolvono e si gestiscono meglio. Quello è un tipo. Questo aveva un po' farmato. Più che altro... niente Zolf. Ci servono 1250 scrap per il banco di livello 3. Meno male che questo server è veloce. E si fa poca fatica, eh. Però, insomma, tanto quello... lo dobbiamo ancora fare. E poi dobbiamo accendere assolutamente ste fornaci che devono andare... a cannone. Non devono mai... smettere di lavorare. Quindi prendiamo l'utensile migliore che abbiamo, il picconino, e andiamo a farmare. E visto che ci siamo, mi denudo, perché purtroppo nel solo farmare vuol dire essere terribilmente esposti, e quindi piuttosto che venire sparato da dietro e perdere un full gear, preferisco perdere meno roba. E magari ci prendiamo un Tommy, che comunque è sempre un'arma gustosa, il Tommy. Ci servirebbe il jackhammer. Non so come faccio a essere ancora vivo, ma lo sono. No, è sceso all'ultimo. Tanto lo zaino l'ho buttato, così almeno se mi ammazzava non prendeva lo zolfo. Allora non possiamo più farmare qua. Grazie Barese, TRM Barese, cioè grazie. Non so cos'è TRM, ho un po' paura a chiedertelo. Qua non succede niente di interessante, ma le oil non mi interessa. Dai, facciamo un raid che è tardi. Guardiamoci un po' intorno. Ma ne raiderei una più vicina a casa mia, solo per il fatto che si fa meno fatica. Questa può essere interessante come raid, ma non so se mi bastano le cose. Dipende se sgamiamo l'ingresso o no. Poi bisogna anche far fuori le torrette. C'è qualcosa di grosso quella torre. Oddio, quella torretta lì c'è un mitragliatore a canne rotanti. Guardate. Che sta girando. Che continua a girare. Guarda come gira. Non deve essere simpatico essere in base lì e sentire quell'affare che gira tutto il tempo, eh. Cioè, se io rompo quella torretta mi prendo un mitra cane rotante così, a gratis.
è un affare, eh? Tra tutte le basi, quella che mi piaceva di... Ah, c'è la cassa al campo di aviazione. E che palle, me devo farmare un po', sennò qua non finisce più. Sai che però droppa roba buona. E andiamoci, dai. Io dovrei avere un visore notturno, che ho ciulato a quello là. Quasi quasi me lo metto. Ci sono i pesanti, conferma, c'è anche l'airdrop lì in mezzo. Saremo noi quelli che devono fare i pesanti? Mi sa di sì. Però c'è uno che vuole... Oh merda, c'è il padre. Mazza che vista, eh. Io manco li vedo. Ah, perché c'è uno lì. C'è uno con lanciafiamme che non vedrò mai con sta roba. Dove è andato? Si è bruciato da solo l'ultimo, secondo voi, o c'è qualcuno? Bello! E anche il jackhammer ci serviva. Direi che ci servono 100 high quality e 1250 scrap. Noi di scrap ne abbiamo 8 600, di high quality abbiamo 114, ok. La high quality c'è. Vediamo se c'è ancora... Non c'è più l'airdrop. Qualcuno ha preso l'ultima arma, vuol dire che c'è qualcuno. Quindi c'è qualcuno qua. Da qualche parte è nascosto. Occhi apertissimi, ragazzi. Ah, vedi, oh. Eccolo qua, quello nascosto. HP. Ha picchiato duro. Meno male che eravamo più resistenti noi. Saliamo qua che è veramente un bello spottino. E tra l'altro se chiudiamo le porte è più difficile che si facciano fuori. Cioè perché se ne accorgiamo se qualcuno sale. Dopo abbiamo un'ottima visuale della cassa. E se uno apre le porte sentiamo lo scricchiolare delle porte di legno. Quindi sappiamo che sta arrivando qualcuno. Speriamo ci sia dentro a... Oh, razzo C4, alla fine quello che ci importa è quello. Forse più C4. Sta arrivando qualcuno là? Guardate. Mi sembra proprio di sì. Mazza che coraggio. Oh, e che laghino. Doveva essere a terra. Sì, perché non era tanto vitale. Vai orso! Ah, si è aperta la cassa e allora quasi quasi io vado. E siccome credo che potrebbe esserci qualcuno che mi campera qua sotto, io faccio questa mossa qua. È un po' una mossa del Menghe. Vedi che c'era qualcuno, c'è qualcuno qua sotto. Però vedi, se c'è qualcuno sotto che ci campera, almeno... Sta salendo. Peccato che l'ho sparato male. Però l'idea era buona. Senti sti cazzi. C'è un orso.
Non prendiamo un oggetto nella cassa. Così che abbiamo copertura. E forse qua i muretti. No, non si possono mettere. Non era una buonissima cassa da un quarto d'ora, purtroppo. Ah, è sceso? Non so che giro abbia fatto, però... è morto. Ciao Sabri! Ah, è quello di prima. E con un jackhammer si fa prima, si gode. Merda, un attacco era completo. Vieni, andiamo, Pinto. Chiunque sia stato deve ancora arrivare. Quella? Che è quello che ho segnato io. No, no, Alonso, no, vaffanculo. Mi fa spottare sto orso de merda. Le ha fatto un attacco era sta base ed è là quello che gliel'ha fatto. Solo che non capisco. Facciamo via sta roba. Da che lato la... ah, gli sta facendo la raid base. Ma dai, ma il mio raid me lo vuole ciulare? Le torrette le ha già veramente fatte fuori tutte? Non male. No, ha fatto fuori solo quella che volevo far fuori io, mannaggia. Quella col mitragliatore a canne rotanti. Tacci suo. Ammazza, mettere un canne rotanti nella torretta, ma così esposta nemmeno sul tetto, vuol dire volersela far rubare. Prendiamo questo tocco di legno, facciamo un piano di costruzione. Ci mettiamo in un angolo per fare in modo che la torretta non ci veda. Allora, in linea di massima, se lui sale da qua... ah, l'attacco era picchiato qua. Ecco dove ha picchiato. Secondo me lui scende di qua. Oh, c'è un udino là. Facciamo un tetto e vediamo se, ad esempio, qua a metà si attacca. Vedi che qua si attacca a metà? Quindi questo qui potrebbe esserci il triangolo per scendere. E quindi lui potrebbe avere l'ingresso da sto lato o dal lato opposto. Potrebbe voler dire come... come potrebbe non volerlo dire, ecco, non lo so. Ah, questo letto è suo. Non c'è un altro modo per... un'altra altezza da prendere per indagare meglio, mi sa di no. Zero. Bisognerebbe rompere altre torrette. Secondo me l'ho avuta prima io l'idea di raidarla comunque. Ci stanno già facendo la raid base. La stanno già facendo, guarda. Ma secondo me la raid è dal lato sbagliato. È morto, è stato ucciso. Qua sarebbe da rubare tantissimo proprio. Mi serve qualcosa per rompere il TC. Tipo una molotov. Vado lì, vado, entro, gli sfondo il TC, metto da una porta e già... diciamo che l'area è chiusa. Oh, che bello, faccio anche un letto. Poi posso aspettare che la situazione si tranquillizzi e arrivo a mettere la torretta e tutto. Purtroppo non abito eccessivamente vicino a quel raid lì.
Meglio forse, perché probabilmente ci targetterebbero dopo quel raid se sapessero dove abito. Ah, dice che... sì. Dice che non basta. Volevo già chiudere giusto una cosa. Prendo un po' di metallo. Io volevo giusto chiudere una parte. Dobbiamo stare attenti che qua sta finendo il low grade. Qua ci sono 5 frecce incendiarie, ma ci vuole troppo. Però potrei... Eccola, 2 ne ho. Benissimo. Andiamo, ragazzi. Vediamo se riesco a piazzare un letto qua. Ecco la base target del raid del tipo. Non dovrebbero esserci torrette lato campo d'aviazione. Da sto lato dovrebbe esserci una raid base che stava facendo lui, ma... Non vedo un palmo da me. Eccola qua. Vedo ancora il tetto in paglierino, non credo sia stata completata. Ah sì sì, però ha lasciato il tetto in paglierino. Ha lasciato il tetto in paglierino. Chi è che mi ha sparato? Lui? Ah no, non l'ha lasciato. Io ho visto il tetto in paglierino prima. Vediamo chi mi ha sparato. Scusate. Auto turret. Mi ha sparato una torretta con una pistola semiautomatica. Ok. Quindi conferma che qua non... Oh oh oh. Allora, non lo vedo. E lui ha il visore notturno, vedi. Questo era probabilmente pieno di razzi. Solo che io non l'ho visto perché non avevo il visore notturno. L'importanza di avere il visore notturno. Allora ci andiamo e stavolta però andiamo un po' più sul serio. Io potrei portarmi un lanciarazzi, tanto ormai è andata. Quindi potrei portarmi un lanciarazzi con 3 razzi veloci. Così da buttargli giù la torretta. Che avrà sicuramente piazzato davanti. Potrei salire sul pilone. Che peccato. L'avremmo fregato di gusto, eh. Dovrebbe raidare lì, comunque, lui. Ah, onicombato, vedi? Ah, onicombato addirittura la raid base. Provare sto raid sarebbe molto interessante. Secondo me razza, ma razza dalla parte sbagliata. Aspettiamo che finisca. Oh, arriva già uno. Però secondo me... Ah, con me ce l'ha? Secondo me razza dalla parte sbagliata. Ma a me ha visto... Mi ha visto a me? Mi ha visto? Ha sparato a me? Quello di certo non lo ammazzo. Vabbè, comunque dentro è in ferro la base, quindi si può anche finire. Quello scappa via. Lui rimane lì. Addirittura potrebbe killarsi di arrivare da fuori a vedere.
Oh, per guardare sto qua sono riuscito a morire, eh. Per guardare sto pirla qua sono riuscito a morire. Porca puttana, oh. Purtroppo adesso è molto complicato. Quello è sempre full gear. Qui non c'è un cazzo. Quello lì sopra sarà scappato col mio loot. Io posso fare dei razzi veloci, ma non troppi, eh. Perché sparare a me che sono nudo? Questo qua non ha... Io non lo so. Perché sparare a me sto... Perché? Perché sprecare così i razzi veloci? E questa è proprio roba stupida. Vabbè, dai, torniamo da casa. Magari poi prendo altri razzi veloci. Torniamo. Messi medio, perché tanto ovviamente moriamo. Però se già riusciamo a rompere la torretta, facciamo dei passi avanti. Ora c'è quello full gear sul tetto che sarà il problema più grande. Se no si può anche raidare la raid base, vedere cosa c'ha dentro. Però è difficile poi riuscire a tornarsene a casa vivi. Vediamo cosa passa al convento. Ora, scusate. Ma sta torretta... Perché si è girata così sta torretta? Allora sono un po' stronzo io, ma... Potevo tirargli un razzo e far fuori tutte e due. Perché a me sembrava di essere veramente distante. No, non ho più il Tommy. Sarà caduto lì. Ora abbiamo intatto anche lui, eh. Però la porta l'ha chiusa. Dov'è che ero morto prima? Che sia morto, ma che sia riuscito a chiudere la porta. Se gli raidassi la raid base, probabilmente ci sarebbe la roba dentro. Dov'è che è morto sto qua? Eccolo qua. Ma non è... Non, Susanna non è quello che sta raidando, mi sembra. Quello credo che sia un altro. No, avremmo avuto il tempo di appicciarli del C4 sul tetto e di rubargli le cose, eh? Io ho 4 C4 tondi tondi, volendo per raidare la raid base. Quello abita lì. Orca puttane. Probabilmente il tipo tornerà con un'altra torretta, immagino. Qui non è andato avanti in nessun modo. Però qua dietro... Ah sì, no, stava per finire... Qua dietro c'è del loot, eh? È quasi fatto. Io volevo stare qua sopra, aspettare...
che finisse di rompere e poi raidarlo. Solo che non è andato. Questa è sempre Susanna che non c'entra un cazzo di niente. Certo che se mi... Se magari, cioè, posso anche provare la fortuna, anzi forse è l'unica cosa che posso fare. Cioè andare in base e sperare che non abbia rimesso una torretta quando torno. Susanna dovrebbe uscire e camperare quello lì. Perché io posso rompere il tetto della raid base e poi tirarci una molotov dentro. Anche due. Susanna permettendo ovviamente che viene a romperci le balle. Va molto a caso, il caso. In solo va molto il caso, la fa da padrona spesso e volentieri. Anche per queste situazioni, cioè quando arrivano loro, quando arrivi tu, e che cosa hanno loro quando arrivano, che cosa hai tu, dove sei passato, dove sono passati loro. È bello, ma potrebbe veramente picchiare molto male. Metal Gear che ci ha accompagnato finora, praticamente. E dai, porto le molotov 4C4, che dobbiamo far veloce. Le metto nello zaino, magari lo zaino lo butto un po' prima, così almeno. E le molotov. Vediamo. Non uno, non due, ma due. Eccolo lì. Si stanno menando di pistolette marce. Allora, mettiamo mano allo zaino, poi me lo perdo. La torretta non la vedo ancora. Però potrebbe essere lui che la ripiazza, questo. Come sti cazzi se la ripiazza? Noi si passa da dietro. Vedi, meno male che la porta è 2. È tutto aperto qua. Attenzione, c'è roba, eh. Madonna, come la succhi. Come la succhi. Dobbiamo fare una chiusura più bella. È a casino adesso. Questo non ci lascerà vivere. Però qua posso mettere una porta mia. Credo. Sbrigati! Perché non me lo fa mettere? Forse perché c'è sto letto. Forse manca la cornice. Forse sono anche le box, un po' tutto. Casino.
E non posso chiudere. Posso fare così, ma non me lo fa fare. Speriamo che non esploda. Madonnina mia, questo è quello di prima. Ce l'ho abbastanza roba per chiudere? No. Non credo almeno. La porta singola. Oh madonna, abbiamo chiuso. Madonna mia. Devo chiudere ancora lì sopra, ma... questo qua che abita qua è veramente una palla. Oddio. Ce l'abbiamo fatta. Madonna mia, questo è da... vedi, questo server qua, in questo server qua succedono sempre cose da video di YouTube. Non so se ci avete fatto caso. Ok, devo chiudere davanti e possiamo anche finire quel lì volendo. Però ci servirà una torretta davanti. A quest'ora fare queste cose è un casino. Tra l'altro devo finire di chiudere lì, vi dicevo, perché non è sicura qui la situazione. Perché il tipo può comunque entrare di qua, aprire queste porte e lottare tutto. Devo griffargli la porta. Questo è ancora il letto del tipo. Mission Impossible, perché questo ci può camperare fuori in mille modi diversi. Ah, forse è laggiù, guarda. Ok, questo l'abbiamo griffato. Adesso quasi qua ci metto la mia di torretta adesso qua. A posto, la base ci ha difeso. In qualche modo. Siamo dentro. È stato faticosissimo, ma abbiamo rubato la raid base del tipo. E abbiamo anche rubato le risorse per raidare la base che adesso raidiamo. Dobbiamo collegare una torretta. Vediamo quanto lo grida. 108. Dobbiamo collegare una torretta e... la nostra. E riprendere il raid. Il cavo elettrico già lo aveva. E una torretta, tra l'altro, che è in base. Dovrei riuscire ad arrivare alla in base. Ho rotto il cazzo. Aspetta, tiè! Suca. Così non rientri in base. Quindi vabbè, dai, dal tetto siamo andati sicuramente a colpo sicuro. Sicuramente a colpo sicuro. Siamo andati a colpo sicuro. Una torretta, un po' di colpi, una Python. Comunque posso dire, questo gioco è come la gabbianella e il gatto. Vola solo chi osa farlo, no? Diceva la gabbianella e il gatto. Esci con i razzi veloci, esci col C4, ci provi. Poi effettivamente fa malissimo quando ci provi e non ce la fai. E magari perdi il C4 che tanto hai faticato. Però quando ce la fai è bello per quello. Madonna, chiudi, chiudi. Forse la situazione si è anche un po' calmata. Perché forse quello che raida si è reso conto di essere stato... scammato della base. Certo, io tornerei con altri razzi veloci, con altra cattiveria. Magari torno, eh. Ah, c'è ancora la Binken. È buggata e si vede accesa. Questa non è scoppiata e meno male. Questa Binken che non è scoppiata è quella che... se fosse scoppiata probabilmente sarei morto. Il fatto che questa granata barattolo non sia scoppiata è il motivo per la quale siamo qui e abbiamo questa raid base e i razzi del tipo e possiamo fare noi il raid. La casualità di sto gioco è incredibilmente bella, ma secondo voi è solo casualità?
Di cosa sono fatte le satchel, amici? Se non di granata barattolo. Le satchel sono... la carne, ragazzi, questo era il macellaro. Alle volte l'azione per rubare il raid è più bella del raid stesso. No, vabbè, vediamo, magari c'è qualcosa. Ma quello di via della scrofa chi era? Forse era il panettiere. Chiudiamoci qua dentro. Meno male che se l'è già presa con qualcun altro il pato. Prima di tutto facciamo la chiudiamo. E poi secondariamente facciamo la, il TC. Madonna! Il pato. Late. Qualcuno è arrivato ma tardi, non abbastanza tardi per chiudermi dentro, perché il PC non c'è ancora. Ma non credo che lo sappia nemmeno. Oh là là! Ma allora qualcosa c'era, eh? 8000 di zolfo cotto. Un C4. Non male, eh? Cioè, per la base che era, non male. Tier 3, oh là là, molto bene. Molto bene perché me la incamero io e non, mi son, non l'ho dovuta manco craftare. Abbiamo trovato low grade.